tiro in porta addirittura, e c'è questa parata di giudice, ma ancora Anzio in avanti con Fatati, Fatati che si libera, tocco poi sulla destra per Di Pietro, Di Pietro che va a cercare una conclusione, e Guida che parte, tiro, tiro deviato, e c'è ancora una palla deviata. Drago Cristofari, si libera Cristofari, Cristofari che poi va alla conclusione, conclusione centrale, in carica della esecuzione, la distanza è abbastanza ragguardevole, barriera folta, parte Guida, tiro, conclusione, a terra. Barile, Barile si libera, Barile solo, Barile sbaglia la conclusione. Su Barile c'è adesso questo bel lancio su Dell'Aguzzo, Dell'Aguzzo alla conclusione, respinta, ancora Funari, Funari, Funari su Dell'Aguzzo, ancora Dell'Aguzzo esterno, e c'è la conclusione di Guida, gol, gol del Lazio con Mario Guida, Mario Guida che viene a festeggiare qui sotto la tribuna. Azione tambureggiante del Lazio con conclusioni di Dell'Aguzzo respinte brillantemente da giudice, ma poi al minuto 14 Anzio in vantaggio, c'è poi questo pallone in profondità, contro cross, si alza, palo, palo, palo di Cristofari, Porcari ha messo a terra, lancio di Porcari verso l'area di rigore, e c'è adesso, si coordina Cristofari, Cristofari sulla sinistra, si libera, ammonizione per simulazione, per ammonizione per simulazione, episodio che viene deciso dal direttore di gara in una maniera che lascia scontenti gli ospiti. Fischio del direttore di gara al Bruschini, Lanzio ha battuto il Cedia Lido dei Pini per una rete a zero. A termine del match qui al Bruschini siamo in compagnia del patron Franco Rizzaro. Franco, conosciamo la tua schiettezza, la tua sincerità, partiamo dall'ultimo episodio, minuto 47, un uomo a terra del Lido dei Pini, da una parte si gridava rigore, l'arbitro ha tirato fuori il giallo per la simulazione, tu come l'hai vista? Ma hanno fatto bene, ha fatto bene di fare la simulazione, che hanno giocato anticarcio, anziché mai, ad esempio oggi non vincevamo questa partita, erano due punte perse per noi. Però l'hanno, io l'ho detto dall'inizio che vincevamo 1-0, che qualcosa ci dovevano concedere, e mancava che si metteva il mister con la banchina in porta, allora forse, forse noi, che ne so, potevamo non segnare. Tre punti, presidente, che fanno continuare questa rincorsa alle battistrada e che pongono l'Anzio sicuramente, insomma, una posizione di possibile guastafeste. Ma vabbè, noi speriamo sempre di guastare la festa a tutti, perché se guastiamo la festa vuol dire che vinciamo, però ci mancheranno, non mi ricordo, 16-17 punti per raggiungere quel programma che abbiamo fatto all'inizio di campionato, perché adesso nel camminare non possiamo ricambiare a dire no, adesso vado a vincere il campionato. Noi staremo qui, lì ci stanno i corazzati lì davanti, sono squadre fortissime e noi stiamo a aspettare che ci salviamo il prima possibile. Allora Franco, visto che tu non pensi che la tua squadra possa vincere il campionato, chi lo vince? Città di Ciampino o la Vista Artena? Ma giocati una squadra secca. No, una secca, se mi devo giocare una secca, io penso, come squadra ho visto meglio l'Artena, però noi ci abbiamo giocato con tutti e due squadre, non ci hanno sottomesse. Artena, a Ciampino abbiamo giocato in 10 e loro hanno messo fuori tutte le punte all'ultimo che noi avevamo chiusi in campo. E con l'Artena è stato un rigore dopo 3 minuti e la partita non si è potuto giocare. Io penso che non te so dire, perché è una bella lotta, poi può essere che ci guastiamo la festa noi, non per andare a vincere, e battiamo e non si sa mai
a chi roviniamo la festa. E questo è il presidente che noi apprezziamo. Alla fine, insomma, potrebbe uscire anche Lazio. Grazie, grazie Franco. A te.